diamo il benvenuto a due nuovi ospiti. Carlo Romano, che è candidato. Prego Carlo, benvenuto. Grazie. Giulio Sant'Agata, buonasera. Buonasera. Allora, Carlo Romano, alla mia destra, è candidato al Senato per la lista Più Europa con Emma Bonino. Giornalista e autore della nostra trasmissione, va detto che opportunamente si è autosospeso per questa campagna elettorale. Bentornato a casa, quindi grazie, Carlo. Grazie. Giulio Sant'Agata, lo riconoscerete perché già ministro del secondo governo Prodi e fondatore della lista Insieme con i Verdi e i Socialisti. Allora, Romano, tra meno di 3 settimane si vota. Perché gli italiani dovrebbero scegliere la lista Più Europa? Direi per almeno 2 ragioni. La prima è che in questa campagna elettorale, se guardiamo i programmi degli altri partiti, non troviamo grandi idee, grandi progetti per il Paese. Più Europa invece un progetto ce l'ha, è un progetto di lungo respiro, di lungo termine, che guarda appunto all'Europa, nella consapevolezza che senza l'Europa l'Italia da sola ormai può fare ben poco. La seconda ragione si chiama Emma Bonino. Molto brevemente vorrei raccontare un piccolo aneddoto. La scorsa estate sono stato allo Stadio Olimpico al concerto degli U2 e a un certo punto Bono, il cantante, ha annunciato che avrebbe dedicato una canzone alle donne. È partita questa canzone e sono partite delle immagini sul maxischermo, c'erano 80.000 persone, delle donne più importanti del mondo. A un certo punto sono apparse 2 donne italiane, Rita Levi Montalcini ed Emma Bonino. È scattato un applauso incredibile ed è stato veramente un momento emozionante. Scatta anche qua. Allora, al di là di quelle che possono essere scelte politiche, invece Sant'Agata, perché bisogna votare insieme? Bisogna votare insieme perché noi pensiamo che il Paese abbia bisogno di centrosinistra e abbia bisogno di un centrosinistra che non è rappresentabile e racchiudibile nel solo PD, ma che deve tornare ad essere una coalizione ampia, plurale. Quindi non l'idea di un partito proprietario, ma di un partito coeso, ma al tempo stesso che riconosca le diversità. Noi ci rifacciamo come ispirazione ai tempi dell'Ulivo, senza pensare di dover tornare per forza indietro. Vogliamo andare avanti, ma raccogliendo dall'idea dell'Ulivo il fatto che, stando insieme, stando uniti, questo Paese è più forte e il centro-sinistra è l'unica strada, l'unica forza capace davvero di governare una complessità come quella italiana. Senta, quando è diventato qualcosa di diverso dal centro-sinistra di cui parla lei, il PD? Il PD è diventato qualcosa di diverso, secondo me, che ne sono uno dei fondatori, ma non sono, come si vede, dentro al PD, quando appunto ha abbandonato o ha fatto propria l'idea del partito pigliatutto, del partito in grado di rappresentare da solo la complessità. L'idea che ci possa essere un uomo solo al comando, che i corpi intermedi della società facciano perdere tempo alla democrazia invece che rafforzarla. La vera critica che noi facciamo al PD di Renzi è proprio lì, cioè del modello di politica e del modello di partito. Noi pensiamo si debba tornare a rappresentare la complessità del Paese. Romano, il simbolo vostro è un regalo, no, di Bruno Tabacci. Allora, cosa hanno in comune Emma Bonino e Bruno Tabacci e perché Più Europa, se viene vissuta anzi quasi come un limite da molte forze che si presentano a queste elezioni? Intanto il comune hanno l'europeismo, appunto, perché la storia di Bruno Tabacci è la storia di un uomo che viene dalla Democrazia Cristiana, dalla sinistra della DC, che ha sempre creduto nell'Europa. Ed Emma Bonino è stata commissario europeo e si è distinta in Europa ed è riconosciuta ancora oggi nel mondo come una grande donna italiana, quindi in questo sono unite. Poi il tema dell'Europa è il vero tema delle prossime elezioni. Se pensiamo a quello che propongono la Lega o i 5 Stelle o anche lo stesso Berlusconi, fino a poche settimane fa parlava di una doppia moneta ad esempio, ci siamo trovati di fronte ad una realtà in cui con le proposte non dicono più usciamo dall'euro, però è come se volessero uscirne, perché quando parlano di fare debiti mostruosi, di puntare tutto di nuovo sul deficit, è chiaro che si mettono in condizione di uscire dall'Europa. Noi, se usciamo dall'Europa, siamo meno dell'1% della popolazione mondiale. Dove pensiamo di andare di fronte agli Stati Uniti, alla Cina, al Brasile? Perché il centrosinistra? E poi l'ultima domanda per Sant'Agata, perché il PD? Il centrosinistra perché comunque è l'unica area che in questo momento appunto ha una visione europeista.
Lo dicevo prima, 5 Stelle e Lega ci portano fuori dall'Europa e ci portano al disastro. Berlusconi nel 2011 ci ha portati a un passo dal default. Il PD appunto è una delle forze del centro-sinistra, certo non è più il PD del 2014 che aveva il 40% dei consensi alle europee, però se non lavoriamo per recuperare quegli elettori, e io penso che più Europa stia facendo esattamente questo, non possiamo andare da nessuna parte, anche perché pensiamo che ad esempio la proposta che viene fatta dalla sinistra di Liberi Uguali è una proposta che porta quegli elettori invece a far vincere il centrodestra. Sant'Agata, lei è amico personale del professor Prodi, lei sa cosa vota Prodi? Io penso di sapere cosa vota Prodi, abbiamo collaborato e collaboriamo su tante cose, quindi penso che anche in questa occasione di averlo al mio fianco e di averlo a sostenermi. Se mi consente una battuta, faccio una battuta anch'io sui concerti, perché anch'io ho un mio concerto, sono amico personale di Vasco Rossi, sono apparso al suo concerto dei 240.000, dove abbiamo dato a Modena una bella rappresentanza del fatto che non ci si può far vincere dalla paura. Tutti avevano paura di mettere insieme tante persone in un momento così difficile. E invece abbiamo dimostrato che gli italiani, i giovani italiani, sono meglio di come li rappresentiamo. Di qui insieme. Sant'Agata, grazie, grazie Carlo Romano, qui grazie. Europa.